Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Questa sera, Ermanno, abbiamo in apertura la sanità, ne parleremo dell'aspetto diciamo legato ai trapianti, ma parleremo anche della condizione di lavoro all'interno degli ospedali, quindi come dire, uno spaccato legato alla salute. Sì, la salute però è legata anche alla tecnica, è legata anche a dove si praticano queste nuove scienze e naturalmente un attimo fa parlavamo appunto quando sarà finito l'ospedale. Poi parliamo di migranti, chiaramente è una cosa che non finirà mai. Chi sono questi migranti? Chi ci guadagna? Chi ci rimette? Sono necessari? Certamente, ma possiamo aiutarli a casa loro, come qualcuno dice, o meglio possiamo evitare di truffarli a casa loro, così stanno a casa loro, stanno bene, guadagnano e stanno tranquilli, e invece qui vengono a fare gli schiavi, certo. Poi gli alleati in fuga, certo, mi sembra che c'è un punto di rottura nell'alleanza contro la Russia, probabilmente qualcuno sta pensando che andando avanti così si finisce per fare una guerra mondiale. Poi? Certo, e poi abbiamo il processo di Norimberga, abbiamo il processo di Norimberga processo di Norimberga che è un processo che cercheremo di capire dove sta il diritto. Qual è stato appunto il procedimento applicato? Era applicabile, sta di fatto poi che Churchill ha finito col dire: speriamo che la prossima guerra la vinciamo sempre noi, perché altrimenti le cose si mettono male. Il che vuol dire che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Certo. Ma poi c'è i truffati delle banche. Ci sono anche i truffati delle banche, certo. Quindi abbiamo un ospite che ci spiegherà che finalmente un 10% sarà ancora restituito a quelli che sono stati truffati dalle banche, ma diciamo che sono stati i più piccoli, i più grandi non sono neanche entrati nel rimborso della truffa delle popolari, e in particolare quella di Vicenza, dove il presidente non sarà nemmeno, ormai hanno superato qualsiasi scadenza, per cui non sarà nemmeno condannato. Bene, bene, tanti argomenti allora, tanti argomenti che affronteremo questa sera, e il primo che affrontiamo è quello legato ai trapianti, perché parleremo di una eccellenza, cioè l'eccellenza padovana, perché Padova è veramente ai primi posti a livello nazionale, anzi credo che sia al secondo posto come importanza, come numero di trapianti e anche per le capacità operative che ci sono. E con noi in studio abbiamo per parlare di questo il professor Paolo Rigotti. Buonasera professore. Buonasera. Grazie di essere qui con noi. È direttore del centro trapianti rene e pancreas dell'ospedale Università di Padova, e con noi abbiamo anche il dottor Giacomo Germani. Buonasera dottor Germani. Buonasera. Grazie anche a lei di essere con noi. È dell'unità trapianto multiviscerale dell'azienda ospedaliera di Padova, ma è appena stato eletto presidente della società europea di trapianti di fegato e intestino. Ermanno, io parlavo di un'eccellenza perché di fatto Padova è un'eccellenza per quanto riguarda i trapianti, sia per la quantità di trapianti che vengono fatti, ma anche per le capacità dei professionisti che ci lavorano. Certo, ma è un'eccellenza anche perché Padova è nata da una rottura che è avvenuta all'interno dell'Università di Bologna e una parte degli studenti, perché allora l'università la facevano gli studenti, no, che eleggevano poi i loro rappresentanti e decidevano a quale insegnante, a quale diciamo docente appoggiarsi, e pagavano loro i docenti. È tutto il contrario di quello che succede adesso. E Padova è nata nel 1222 e poi ha proseguito, e l'eccellenza di Padova era stata proprio la medicina,
quindi diciamo che è stato un punto di riferimento anche non solo diciamo scientifico ma anche economico di Padova. Padova è sempre stata una città sufficientemente diciamo agiata proprio per la questione che aveva. Da una parte c'aveva il Santo, aveva l'università, ma soprattutto aveva l'ospedale, che competeva a far miracoli con il Santo che era lì vicino. Ecco, certo. Quindi con noi abbiamo degli esperti e vorremmo appunto capire a che punto siamo con il problema dei trapianti. E inizierei con un contributo che trapianti e xenotrapianti, diciamo ai nostri telespettatori così capiscono che cos'è e poi entreremo nel merito dei singoli interventi. L'uno. Prego. È dal 2018 che l'azienda ospedaliera Università di Padova è al secondo posto a livello nazionale per il numero di interventi di trapianto effettuati. Nel 2022 Padova ne ha eseguiti 376 di trapianti e ha contribuito per il 62,3% al totale regionale. Non ci si è fermati nemmeno per il Covid. Solo in Veneto però ci sono 1250 pazienti in attesa di un trapianto, 900 solo di rene, la metà in lista proprio a Padova. Il 40% però dei pazienti arriva da fuori regione. Ma il 2022 per Padova è stato un anno record dei trapianti. In via Giustiniani ne sono stati effettuati 376, come si diceva, 50 in più rispetto al 2021, cioè il 62,3% del totale di quelli eseguiti nel Veneto, con un incremento dei donatori che sono stati 50. Erano 45 a cuore battente e 5 a cuore fermo. E poi dell'età di questi ultimi, visto che a dicembre è stato impiantato su un sessantenne il fegato di un anziano di 94 anni. Tra le particolarità invece c'è il caso di un bambino nefropatico di soli 8 kg a cui è stato inserito un rene nuovo. Nelle sale operatorie l'attività non ha conosciuto stop, si lavora di giorno, di notte, nelle festività, tanto che a Natale i chirurghi, avendo avuto la disponibilità di un fegato, non hanno esitato a utilizzarlo per salvare una vita. Per non parlare poi delle maratone dei trapianti, sempre nel dicembre 2022 17 organi impiantati in 13 pazienti nell'arco di 48 ore con 150 operatori coinvolti. Insomma, numeri eccezionali. Entrando nel merito delle specialità, nel 2022 l'attività ha registrato 24 trapianti di cuore, 114 di fegato, 41 di polmone, 181 di rene negli adulti e 7 in ambito pediatrico, 8 di rene pancreas e 1 di rene cuore, con il 35% dei pazienti arrivato da altre regioni. L'attività di donazioni sta aumentando, anche se non è ancora tale da soddisfare le domande. Per fare meglio bisogna sviluppare le tecnologie. Oggi nuove tecniche permettono di utilizzare organi che anni fa non si sarebbero potuti utilizzare. Per questo è necessario concentrare le attività in grandi hub per garantire la qualità. Padova ha uno dei centri più importanti e performanti d'Italia e per questo la realizzazione del nuovo ospedale che stiamo aspettando sarà determinante per consentire un ulteriore salto in avanti per questa eccellenza tutta padovana. Ecco, professor Rigotti, vuole farci un breve riassunto, un breve inquadramento di questa evoluzione continua nel campo dei trapianti, quali sono le novità che portano a facilitare questi interventi e a renderli naturalmente stabili e sicuri nel tempo, perché abbiamo visto che i primi trapianti naturalmente c'era tutta una problematica biochimica e che è stata parzialmente superata e di conseguenza diciamo che il trapiantato è abbastanza al sicuro. Prego. Sì, le novità riguardano, io direi di dividere due campi, il campo tecnico vero e proprio, cioè della chirurgia, e poi quello invece importantissimo nei trapianti della terapia immunosoppressiva, perché sappiamo che il paziente che riceve un trapianto deve poi assumere per tutta la vita una terapia immunosoppressiva che impedisca il rigetto. Allora, dal punto di vista tecnico-chirurgico,
Per quanto riguarda il rene, le novità più importanti riguardano il nuovo approccio mini-invasivo, cioè con la tecnica laparoscopica, per esempio nel prelievo del donatore vivente. Questo ha cambiato radicalmente l'intervento. Però parliamo con i nostri telespettatori che sì. Non tutti sono aggiornati, quindi la laparoscopia cosa vuol dire? Vuol dire che non si apre più il ventre del paziente, esatto. Si tirano fuori l'interiora, si analizzano, si toglie, si taglia e si cuce. Rimane tutto chiuso, si inserisce lateralmente dei, diciamo, come si chiamano? Delle sonde che hanno dei bisturi. E una telecamera perché il chirurgo poi lavora quindi da fuori, non guardando dentro ma guardando un monitor e quindi diventa, non c'è più il taglio appunto per esempio per il prelievo di rene e la sezione dei muscoli del fianco che poi comporta anche dei dolori nel post-operatorio. Adesso con queste tecniche il paziente rimane ricoverato 3 giorni e può riprendere l'attività lavorativa quasi subito, quindi è diventato molto meno traumatico e per uno che fa già un grande atto di generosità come quello di donare il rene, no? Ad un altro, rendergli l'intervento molto meno traumatico credo che sia un grande vantaggio. Sì, ma addirittura abbiamo donatori in vita nel caso del rene o di altri organi, cioè ci sono il padre che dona il rene alla figlia. Infatti questo è appunto sul donatore vivente. È il donatore vivente che è la cosa più, diciamo, mentre l'altro viene normalmente... Questi organi vengono estratti da persone che sono morte certo. E quindi si deve fare presto perché altrimenti deteriorano. Nel caso invece specifico ci sono due donatori viventi e io ho conosciuto marito e moglie, e la moglie che ha dato il rene al marito. E questo è una cosa molto bella perché solidifica quello che è il rapporto tra le due persone. Prego. Certo, sì. In Italia il trapianto di rene da vivente rappresenta il 14% di tutti i trapianti di rene e in altri paesi come negli Stati Uniti o anche paesi del nord Europa è la percentuale molto più alta, circa il 30% dei trapianti di rene sono fatti da un donatore vivente, quindi credo che anche da noi ci sia spazio per incrementare questa attività di trapianto da donatore vivente che dà dei grossi vantaggi. Il primo è di evitare la lunga attesa in lista che hanno i pazienti che aspettano un rene da un donatore deceduto. Sappiamo purtroppo che l'attesa media in Italia per il rene è di 3 anni, quindi, e questa è la media, ci sono pazienti che aspettano di più ovviamente. Quindi se uno ha un donatore vivente ovviamente non ha questa attesa. E poi il secondo aspetto è che i risultati del trapianto di rene da donatore vivente sono migliori rispetto a quelli da donatore deceduto, quindi il rene dura anche di più. Spieghiamo ai telespettatori perché naturalmente... Beh, perché il rene viene prelevato da una persona sana, perché il donatore deve essere sano, quindi viene molto studiato prima, viene prelevato nelle migliori condizioni, immediatamente trapiantato, mentre nel trapianto da donatore deceduto ci possono essere dei tempi, noi diciamo, di ischemia, cioè quando l'organo non è più irrorato, anche abbastanza prolungati. E inoltre spesso il donatore è un consanguigno, un fratello, un genitore, quindi c'è anche un vantaggio immunologico, cioè una maggiore compatibilità dei due, esatto. Sì. E quindi per tutti questi motivi i risultati sono decisamente migliori. Bene, bene. Professor Germani, il suo compito invece qual è? Lei non è un chirurgo, però ha un compito essenziale nel, diciamo, portare a compimento
questi interventi e tutto quello che li circonda. Prego. Sì, ha detto bene, io non sono un chirurgo, sono un gastroenterologo e patologo, quindi diciamo che noi ci occupiamo prevalentemente della valutazione del paziente prima del trapianto di fegato, quindi della valutazione epatologica e poi della gestione nel post-trapianto di quelle che possono essere il follow-up medico e la gestione di eventuali complicanze mediche che possono insorgere nel medio, breve, medio e lungo termine dopo trapianto di fegato. Ho capito. E ci sono complicanze dopo, quali possono essere? Beh, chiaramente a seconda dell'intervallo che intercorre dall'intervento possono essere diverse. Nel primo periodo, nell'immediato post-operatorio, ci possono essere problematiche di tipo immunologico, come per esempio il rigetto dell'organo, che inizialmente viene definito rigetto acuto, che fortunatamente nel trapianto di fegato è un problema ormai ampiamente risolto e risolvibile con una modulazione e una gestione attenta della terapia immunosoppressiva. Ci possono essere problematiche infettive e poi nel, diciamo, medio e lungo termine invece, ed è questa, diciamo, la parte che è più importante del nostro lavoro, ora che ormai i risultati sono consolidati in termini di sopravvivenza, è proprio quello della gestione di quelle complicanze a lungo termine, come per esempio le complicanze metaboliche, le complicanze cardiovascolari, la gestione dell'immunosoppressione, come diceva il professor Rigotti prima, che una volta si tendeva a usare dosaggi molto alti proprio per prevenire le complicanze iniziali, quindi per prevenire il rigetto dell'organo. Adesso invece si cerca di ridurre questo dosaggio alla minima dose efficace per prevenire per esempio complicanze come i tumori de novo cosiddetti, quindi che insorgono spesso nel lungo termine dopo il trapianto. Quindi ecco, diciamo, questo è il nostro compito e principale. Avete capito da dove nascono queste forme tumorali? Dopo il trapianto è una questione di compatibilità? No, diciamo che ci sono dei fattori di rischio indipendenti poi dal trapianto, cioè per esempio in alcuni casi anche la malattia che ha portato al trapianto il paziente. Sì. Un esempio sono i pazienti che hanno una malattia di fegato, una cirrosi dovuta all'alcol, per esempio, sono a rischio nel post-operatorio, nel lungo termine, di sviluppare neoplasie, per esempio, del tratto digerente. Lo sarebbero indipendentemente dal trapianto, ma chiaramente, essendo il paziente poi immunosoppresso farmacologicamente, vengono meno quelle difese immunologiche che un soggetto immunocompetente, quindi non immunodepresso, ha. Questo vale per questa tipologia di paziente, ma per tutti i pazienti trapiantati il rischio di sviluppare neoplasie soprattutto cutanee, tanto è vero che i pazienti svolgono nel post-trapianto visite dermatologiche di follow-up regolari annualmente, è un rischio prevedibile e per cui appunto dobbiamo fare prevenzione sia con lo stile di vita ma anche chiaramente con uno screening adeguato. Ho capito. Professore, prima di arrivare a un'operazione, a parte che appunto nel caso del rene normalmente si interviene dopo che il paziente ha perso la possibilità di avere gli organi e di conseguenza, c'è una sorta di cura preventiva, di preparazione all'intervento in qualche maniera, oppure diciamo si prende quello che arriva perché è un organo che arriva da una persona che è deceduta e di conseguenza si cerca di trovare il paziente più adatto all'organo che viene offerto, mi pare. Sì, i nostri riceventi sono quasi tutti pazienti già in trattamento dialitico, cioè il rene ha smesso di funzionare, per cui il paziente per sopravvivere deve fare la dialisi, che può essere emodialisi, quindi con lo scambio, cioè col sangue che viene depurato da una macchina, no, esterna, oppure una dialisi peritoneale in cui invece si utilizza un catetere inserito in addome sempre per depurare l'organismo di quelle scorie azotate che il rene non riesce più perché è un'insufficienza renale. Quindi i pazienti possono per fortuna vivere anche con l'insufficienza renale grazie alla dialisi, però la qualità di vita sicuramente non è molto buona. Sì.
Per quanto riguarda invece, lei giustamente toccava uno dei problemi più importanti del trapianto, che è l'allocazione dell'organo, cioè noi abbiamo 6.000 pazienti in lista in Italia. Quando c'è un donatore, a chi lo diamo questo rene? Non conta, o perlomeno conta poco, l'anzianità di lista, cioè non è che il paziente che aspetta da più anni venga prima di quello che aspetta meno, conta molto di più compatibilità, l'allocazione, diciamo, per motivi immunologici, cioè scegliere il ricevente migliore per quel rene. Sì. Questo i pazienti certe volte fanno fatica un po' a capirlo, nel senso che un paziente magari vede il suo compagno di dialisi che aspetta da meno tempo, ma viene trapiantato prima di lui. E purtroppo è questione anche molto di fortuna. Sì, quindi bisogna collocare il rene nell'organismo più giusto per essere accettato. Esatto. E poi evitare tutte quelle immunosoppressioni che sono necessarie per difendere l'organismo dell'ospite, ma anche del rene stesso, perché non sono compatibili tra loro, difficilmente ci sono organi compatibili. Ma dobbiamo dire anche ai telespettatori che a una persona basta anche solo un organo, un rene, certo, di due addirittura, di questo rene può essere anche solo una piccola parte, quanto può, diciamo, essere sufficiente di un rene, cioè uno che ha perduto un rene e che ha un rene non performante, il secondo, qual è il livello di, diciamo, di attività, può essere il 20, il 30, il 40% sufficiente perché l'organismo comunque possa tranquillamente diciamo, essere depurato. Sì, sicuramente un rene è più che sufficiente. Ma anche parzialmente può essere? Beh, insomma, già un rene è il 50% rispetto, sì, a quello che è normalmente, per cui insomma si vorrebbe che il rene funzionasse completamente. Ecco, va detto che per esempio quando noi utilizziamo donatori molto anziani, in cui sappiamo che c'è una perdita parziale della funzione, perché con l'età, sì, c'è una progressiva riduzione un po' della funzione renale, noi in questi casi allora trapiantiamo due reni nello stesso ricevente, cioè il donatore ha due reni, preleviamo tutti e due i reni, invece che trapiantare due pazienti, trapiantiamo tutti e due i reni nello stesso paziente, proprio per avere una maggior massa nefronica, diciamo, quindi funzionante. Il donatore defunto viene privato dei due reni, vengono tutti e due inseriti perché sono parzialmente funzionanti. Esatto. Non sono reni giovani, sono anziani. Esatto. Di conseguenza, ecco, sì, questo è importante spiegare anche ai telespettatori la difficoltà nelle scelte, che naturalmente seguono sempre la parte scientifica e non sempre, come diceva lei, c'è una priorità perché uno aspetta da più tempo e quindi dovrà essere il primo della lista, non è questa la regola. Va bene, vediamo il secondo intervento, trapianti eccellenza a Padova. No, no, questo qui è lo xenotrapianto da maiale all'uomo. Un uomo di 58 anni è diventato il secondo paziente al mondo a ricevere un trapianto di cuore di maiale geneticamente modificato. L'ultima frontiera nel campo della ricerca medica, il trapianto di organi da animali a uomini, noto come xenotrapianto, potrebbe offrire una soluzione alla cronica mancanza di organi da donazioni. Sia questa che l'operazione precedente sono state eseguite da un'equipe medica della Scuola di Medicina dell'Università del Maryland. Il primo paziente è deceduto due mesi dopo il trapianto. Le cause sono state individuate in una serie di fattori, incluso il suo precario stato di salute antecedente all'operazione, ha spiegato la stessa università in un comunicato. Il secondo xenotrapianto è stato eseguito la scorsa settimana. Il paziente non avrebbe potuto ricevere un cuore umano a causa di un suo problema
vascolare e diverse complicazioni. Senza questa operazione l'uomo, un veterano della Marina, padre di due figli, era vicino a un collasso cardiaco. La mia unica speranza è poter andare avanti con uno xenotrapianto, aveva detto l'uomo prima dell'operazione. Alla fine ora ho una chance. Dopo il trapianto il paziente ha mostrato segni promettenti, respirava in modo autonomo, il cuore batteva senza alcun supporto esterno. Il trapianto è stato possibile grazie all'impiego di farmaci antirigetto convenzionali e a una terapia con anticorpi per prevenire il rigetto del nuovo organo da parte del sistema immunitario. Attualmente sono centinaia di migliaia le persone che sono in lista d'attesa per un trapianto d'organo in tutto il mondo. Il focus principale delle ricerche sugli xenotrapianti è attualmente rivolto ai maiali. Questi animali sono considerati dei donatori ideali per gli esseri umani per tre ragioni principali: le dimensioni degli organi innanzitutto, perché i maiali hanno organi simili per dimensioni a quelli umani, rendendoli idonei per il trapianto, e poi i maiali crescono rapidamente, il che significa che possono essere utilizzati come donatori in tempi relativamente brevi. E poi gli allevamenti di maiali sono comuni e ben organizzati e potrebbero garantire un flusso costante di organi disponibili. Lo xenotrapianto è una delle terapie alternative che la medicina sta sperimentando da un decennio e che può essere una valida alternativa a fronte della carenza di organi da destinare al trapianto umano. Ecco, professore, mi pare che la strada si sia aperta. Era da molto tempo che si pensava a questo tipo di trapianto e naturalmente a questo organo, che nel caso specifico del cuore, si aggiungeranno poi altri organi probabilmente. Chiaramente il più vicino all'uomo, l'abbiamo sempre saputo, ce l'ha raccontato Darwin, è la scimmia, però naturalmente non abbiamo a disposizione tante scimmie da quante avremmo. Quindi il più vicino è il maiale o il porco. Prego. Sì, questo dello xenotrapianto è una ricerca importante, perché trovare una fonte alternativa di organi risolverebbe tutti quei problemi di cui abbiamo già detto, no? Queste lunghe attese. E ci sono delle difficoltà che sono proprio le difficoltà immunologiche, nel senso che l'uomo reagisce contro un organo di un'altra specie e con una forte reazione di rigetto, con anticorpi, e quindi finora non si era riusciti a far funzionare questi organi per un certo periodo. Quello che sta succedendo adesso è che con l'ingegneria genetica, ecco, questo non è stato detto nel servizio, ma sì, questi maiali vengono modificati e si cerca proprio di modificarli in modo che possano essere accettati dall'organismo umano senza queste forti reazioni di rigetto. Certo. E il progresso è proprio su questo punto. Perché è da diversi anni che si parla di questo xenotrapianto, ma finora, insomma, abbiamo sempre parlato di ricerca, non di applicazioni cliniche. Adesso abbiamo le prime applicazioni cliniche. Anche il rene è stato fatto a New York da professor Montgomery in una situazione un po' particolare, cioè è stato trapiantato il rene in un soggetto in morte cerebrale, in cui c'era ancora l'attività cardiocircolatoria, ma è solo per capire se questo organo poteva funzionare. Si è visto che in effetti gli organi dei maiali funzionano anche proprio metabolicamente, perché il cuore è una pompa meccanica, no? Sì. Quindi è abbastanza, diciamo, semplice, ma il rene ha tante altre funzioni, non solo quella di depurare. Però si è visto che in effetti l'organo funziona. Si tratta di riuscire veramente a superare questa barriera immunologica, che è una barriera molto forte. Ecco. Certo, certo. E il rene naturalmente funzione, diciamo, emette ormoni alle ghiandole surrenali, e quindi trapiantate anche quelle naturalmente. No, la ghiandola surrenale di solito non le trapiantate. No. E vuole spiegare ai nostri telespettatori quali sono le problematiche proprio in questi xenotrapianti?
No, devo dire che chiaramente nell'ambito trapiantologico di fegato qui siamo sì ancora a livello di ricerca, perché a differenza degli altri organi credo ci sia stata un'esperienza di trapianto di fegato da maiale a primate non umano, però con una sopravvivenza veramente molto breve dopo l'intervento. Nel caso del fegato, oltre alla problematica immunologica, c'è una problematica anche, diciamo, di riduzione sensibile dei fattori della coagulazione e di piastrine, quindi con episodi di emorragia importanti. E diciamo che anche sotto questo aspetto, questa emorragia avviene all'interno dell'organo o anche nell'organismo? No, nell'organismo complessivamente, nel sistema, diciamo, che ospita coagulativo, l'organo. Esattamente, del soggetto che riceve l'organo. E quindi anche in questo senso l'ingegneria genetica, come diceva appunto il professor Rigotti, sta lavorando per cercare di modificare quei geni che regolano queste problematiche che rendono questo tipo di tecnica ancora non traslabile nella pratica clinica nel soggetto umano. Ecco, vuole spiegarci soluzione. Meglio quali sono le forme, come avviene il meccanismo di rigetto? Cioè, da dove parte? Chiaramente il sistema immunitario, ma questo vale in generale anche nel trapianto tra umani, voglio dire, il sistema immunitario del ricevente, qualora viene a contatto con un tessuto estraneo, lo riconosce come proprio e quindi lo attacca come attaccherebbe un qualsiasi agente esterno. Sì. E per questo, come dicevo prima, il paziente sottoposto a trapianto riceve dei farmaci che servono per diminuire proprio la funzione del sistema immunitario e quindi permettere di accettare quest'organo e queste cellule come proprie. Quindi disattivano una parte della difesa dell'organismo. Esattamente, ed è da lì nasce quello che dicevo prima, il rischio di infezioni e il rischio poi di neoplasia nel lungo termine. Quindi c'è da dire che non dipendono dall'organo, ma dipendono solo dalla mancanza di difesa, che è una mancanza di difesa generalista nei confronti di quell'organo, ma poi non riesce a difendersi di fronte a patologie, microbi, piuttosto che i virus sono un'altra cosa. E qui entriamo nel campo di quelle che saranno poi, che sono già in atto, ma chiaramente è uno degli obiettivi sempre per il futuro, della sospensione della terapia immunosoppressiva. Devo dire che gli organi sono diversi, per esempio il rene è immunologicamente più complesso rispetto al fegato. Il fegato è, tra virgolette, un organo fortunato, perché noi abbiamo bisogno di utilizzare meno immunosoppressione rispetto, per esempio, a quanto fanno i colleghi della chirurgia renale. E quindi c'è già esperienza, soprattutto nei soggetti giovani, trapianti in età giovanile, di sospensione poi della terapia immunosoppressiva. Cosa che una volta l'organo viene accettato. Esattamente, si chiama tolleranza. Sì, termine tecnico, tolleranza. Che ci sono casi di tolleranza avvenuta perché poi scoprivamo che il paziente aveva sospeso volontariamente la terapia immunosoppressiva, e questo soprattutto soggetti di età adolescente, adolescenziale, quindi magari con difficoltà poi proprio sociali nell'utilizzare i farmaci immunosoppressori, oppure perché noi stessi abbiamo provato un po' alla volta a diminuire il farmaco fino, seguendo chiaramente il paziente con esami regolari, anche con biopsie a volte del fegato per valutare l'andamento delle cellule dentro il fegato, e siamo riusciti a ridurre fino a quasi sospendere la terapia immunosoppressiva. E questo, diciamo, è il futuro, insomma, o un futuro prossimo. Certo. Più vicino rispetto allo xenotrapianto per quanto riguarda il fegato, questo sicuramente. Ho capito. Ma questo xenotrapianto quanto si espanderà rispetto agli altri organi che si possono trapiantare? Io quello che le posso dire per quanto riguarda il fegato, essendo ancora in fase di ricerca, credo che al momento, come soluzione a quella forbice che c'è tra donazione e richiesta dalle liste d'attesa, le soluzioni si devono trovare altrove, non, la ricerca deve continuare chiaramente, però come soluzione nel breve termine
Per esempio ci sono l'incremento importante che si è registrato negli ultimi anni di donatori a cuore non battente, quindi una diversa tipologia rispetto al donatore da morte cerebrale, sì. All'utilizzo delle macchine da perfusione che hanno permesso di utilizzare donatori o comunque organi considerati prima non utilizzabili per le qualità. E quindi ecco, diciamo che questi sono i progressi più attuali che ci stanno permettendo di aumentare quel numero di trapianti che voi avete evidenziato all'inizio della trasmissione. Ho capito. Bene, professore, vuole dare una conclusione in prospettiva di uno sviluppo di questa tecnica chirurgica, ma anche naturalmente della scienza, dove sta andando? Prego. Sì, ha già detto il professor Germani giustamente che credo che quello che in questo momento dobbiamo cercare di migliorare di più è proprio i risultati a lungo termine, non tanto nei trapianti parlo, non tanto legati al fatto della funzione dell'organo, ma agli effetti collaterali della terapia immunosoppressiva. Come abbiamo già detto, no, ci sono degli effetti collaterali e quindi dobbiamo cercare di ottenere invece che il paziente possa avere una vita del tutto normale senza poi avere complicanze a lungo termine. Una delle strade è quella che diceva il professor Germani di ridurre al minimo la terapia immunosoppressiva, che sul fegato funziona, col rene un po' meno, e l'altra strada è di trovare dei farmaci nuovi che siano sempre meno tossici per l'organismo. Quindi sì, credo che i progressi più importanti devono essere proprio sul campo ancora della terapia immunosoppressiva. Apro una breve parentesi sulla robotica. La chirurgia robotica ormai è abbastanza a livello avanzato. Spieghiamo ai nostri telespettatori che il chirurgo si trova a Padova, il paziente si trova a New York e nonostante la distanza probabilmente riusciamo a farlo. Questo soprattutto gli americani per scopi bellici, perché i medici sono pochi, se vanno al fronte li ammazzano, quindi c'è una carenza di soccorso, e invece con la robotica riesco a guarire o a curare quanto possibile lo soldato che viene ferito. Ma la robotica adesso, diciamo, in stato di normalità, a che punto è? Beh, anche nel trapianto sta entrando per alcuni aspetti, per esempio sicuramente per il prelievo di rene da donatore vivente, quello che abbiamo detto prima, che può essere fatto in laparoscopia, può essere fatto ancora meglio con l'aiuto del robot. Ma non riesco a capire una cosa. Allora, si fanno dei piccoli fiorellini, si innestano nell'apparato digerente, nello stomaco, si innestano dei sensori, sì, no? Ma poi a estrarre un fegato da un buchetto così piccolo, come si fa? Il fegato è appunto da vivente, un rene. Il rene, e facciamo un piccolo taglio al di sopra del pube, ma basta un taglio di 5-6 centimetri, il rene viene inserito in un sacchetto e poi estratto attraverso questo taglio, quindi c'è un taglio un po' più grande dei piccoli taglietti magari che vengono usati. Magari si tende a slabrare un po' la ferita, allargare. Sì, poi è in una posizione meno dolorosa di altre posizioni, anche dal punto di vista estetico, no? Perché appena sopra il pube non porta, quindi sicuramente c'è il vantaggio, però giustamente, come dice lei, bisogna fare un taglio da poter estrarre l'organo, perché è impossibile se no. Anche con robot a un certo punto poi bisogna intervenire e estrarre l'organo. Appunto. Bene, grazie. E vuole dare una conclusione anche lei, professor Germani? Riguardo la chirurgia robotica, non essendo chirurgo non vorrei mai dire entrare in un campo che non è propriamente il mio. Chiaramente anche in ambito epatologico la chirurgia robotica sta prendendo campo. In ambito trapiantologico quello che si sta iniziando a fare è il prelievo
dal donatore vivente tramite tecnica robotica. È stata fatta un'esperienza in Italia e si stanno facendo esperienze anche di resezioni epatiche per via robotica, quindi chiaramente rappresenta un vantaggio soprattutto per il paziente e in questo caso soprattutto per il donatore vivente che ha un approccio mini invasivo rispetto a diciamo alla vecchia tecnica standard. Allora lancio una domanda fanta chirurgica: l'intelligenza artificiale riuscirà a supplire il chirurgo? Il chirurgo mai, anche perché se non ci professore Godde, se io dico che l'intelligenza artificiale supplisce il chirurgo, potrei non uscire via dallo studio. Ma diamo impressione sui chirurghi? No, il chirurgo chiaramente in ambito trapiantologico, senza chirurgo non ci sarebbero trapianti, quindi su questo non si può dire niente. E quello che adesso l'intelligenza artificiale va molto di moda ed è ormai sta entrando in qualsiasi ambito della medicina, non solo trapiantologica. E c'è stato recentemente un congresso qui a Padova sulla oncologia epatica e quindi anche l'oncologia dei trapianti a livello epatico, e chiaramente l'intelligenza artificiale può essere utile per esempio nella gestione dell'allocazione degli organi, nella valutazione della priorità, nella decisione sul tipo di trattamento opportuno nel singolo paziente. Ci sono adesso dati che ci dicono anche se la patologia per cui il paziente è affetto recidiverà, quindi tornerà dopo il trapianto o meno. Quindi chiaramente le applicazioni sono infinite. È ovvio che l'intelligenza umana insieme all'intelligenza artificiale può essere un connubio ideale. La sola intelligenza artificiale credo che farebbe poco senza l'uomo e soprattutto senza il chirurgo, questo è ovvio. Allora interpretiamo direttamente il chirurgo, l'intelligenza artificiale cosa potrebbe? Ma per esempio per quanto riguarda l'argomento di cui io mi occupo, il trapianto di rene, sicuramente troverà applicazioni nella diagnostica, per esempio anche della lettura delle biopsie per capire se c'è il rigetto, perché non sempre è facile. Poi noi spesso facciamo la biopsia del rene e guardiamo al microscopio per capire se c'è il rigetto, se ci sono altre patologie. Ecco, l'intelligenza artificiale potrà essere d'aiuto su questo, o anche sulla valutazione dell'organo prima del trapianto, per capire se l'organo sarà un organo valido. Sull'atto chirurgico, almeno io ancora non penso di essere messo in cassa integrazione dal robot. No, probabilmente verrò messo ma non dalla intelligenza artificiale per altri motivi. Ho capito, certo. Ma speriamo proprio di no. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori abbiano seguito in queste tecniche che sono estremamente complesse ma che aiutano a capire quando ci sono le notizie e si parla di trapianti, poi non si va mai a vedere il dettaglio e questo invece può aiutare di più. Certo, grazie al professor Paolo Rigotti, direttore del Centro Trapianti Rene e Pancreas dell'Università di Padova. Ricordiamo che dal 1988 ad oggi oltre 3.000 trapianti, oltre 3.000 interventi. Grazie per essere stato con noi e grazie, ecco qui vediamo anche la grafica, trapianti dal 1988 al 5 ottobre, quindi a ieri, 3.241, complimenti per il suo lavoro. E grazie al dottor Giacomo Germani dell'unità trapianto multiviscerale dell'azienda ospedaliera di Padova, grazie per essere stato con noi, per il suo contributo. Per i telespettatori invece un attimo di pubblicità, ma torniamo a parlare ancora di sanità. Questa volta parleremo del lavoro in ospedale e di chi sta cercando di specializzarsi appunto in medicina, e lo facciamo tra poco.